figlia ha vissuto un incubo per circa un anno. È in sovrappeso, per cui è stata oggetto di bullismo. Veniva chiamata cicciona, balena. Sono solo alcuni degli insulti che Matilde, il nome è di fantasia, una liceale di 15 anni, riceve ogni santo giorno da una sua compagna di classe, spalleggiata da complici poco più grandi. Qualche chilo in più è una dislessia, tanto basta per finire nel mirino dei bulli. Aveva litigato con una sua compagna di scuola, che si era rivolta a degli amici più grandi, e ci ha confessato che veniva ripetutamente minacciata per messaggio, veniva chiamata con un telefono anonimo e le raccomandavano di rispondere perché sarebbe stato meglio. Parlarne con la mamma aiuta Matilde a tranquillizzarsi, ma gli scontri con la sua compagna di classe non finiscono. Liti, vola qualche schiaffo, fino a che il gusto sadico di continuare a prendere in giro Matilde si concretizza in una trappola. Il piano della bulla è farla innamorare di un ragazzo. Un bel giorno mi dice che voleva andare a conoscere un ragazzo che faceva parte di un gruppo WhatsApp. E avevo capito che non era un incontro vero. Seppure la mamma di Matilde è riuscita ad evitare che sua figlia rimanesse vittima della messa in scena, rivelandole che il ragazzo che avrebbe dovuto incontrare non era altro che un amico della sua aguzzina, prova ne erano foto su Facebook, non è riuscita ad impedire la caduta di Matilde nella depressione. La vedevamo cupa e sempre più arrabbiata per il suo stato fisico, che continuava a peggiorare perché per il nervoso mangiava sempre di più. Matilde oggi è in una nuova classe, più affettiva, come dice il suo professore. Oltraggi, insulti e derisioni sono finalmente cessati. Storie come quella di Matilde succedono sempre più spesso. In molti casi non passano nemmeno nei TG perché mai denunciate. Qualche volta sfiorano la tragedia. Basti pensare, denuncia Telefono Azzurro, che il 10% delle vittime di bullismo tenta il suicidio. Dati alla mano, il fenomeno riguarda un giovane su due tra gli 11 e i 17 anni, secondo l'Istat. Le più colpite anche attraverso i social network sono le ragazze. 228 sono i casi di cyberbullismo su cui ha indagato la Polizia Postale nel 2015. I principali episodi di bullismo avvengono a scuola, in alcuni casi poi, come dire, nascono a scuola e si portano poi anche all'esterno. Se pensiamo per esempio anche a quanto l'utilizzo dei social network non fa altro che amplificare ancora di più il fenomeno della vessazione, della presa in giro. I ragazzi o i bambini che in qualche modo vengono individuati come vittime sono generalmente portatori di una differenza. I genitori devono essere presenti, non spaventarsi, credere nelle capacità risolutive del proprio figlio e offrirgli anche delle opportunità altre rispetto al gruppo classe. In attesa che il progetto di legge per il contrasto a bullismo e cyberbullismo, fermo alla Camera, trovi il suo sbocco finale, interventi di prevenzione ed educazione fanno il loro ingresso tra i banchi di scuola. Le azioni che noi stiamo mettendo in campo sono trasversali e riguardano un'azione per costruire a scuola una consapevolezza nell'utilizzo dei social media e di internet in generale. Stiamo parlando di svariati milioni, per cui l'investimento che stiamo facendo è un investimento importante. Noi dobbiamo riuscire a costruire le condizioni affinché vi sia consapevolezza tra i ragazzi che si sta esagerando e quando lo scherzo non è condiviso dall'altro si sta parlando di azioni coercitive o di bullismo. Per cui questa è un'azione che si deve compiere a scuola. Siamo assolutamente attrezzati per far sì che la scuola diventi uno strumento di trasmissione positiva.